Il suo commento così a caldo, dopo poche ore dal risultato, la nostra bellissima spiaggia Calabianca, la più bella d'Italia. Lo dicono migliaia di cittadini italiani, non solo che hanno aderito a questo concorso così fatto da navigatori del web, che hanno dichiarato questa come la più bella spiaggia d'Italia, tra altre 16 spiagge meravigliose, per cui veramente è stato un riconoscimento molto importante. Molto importante perché credo non si tratti solo di un riconoscimento che premia il valore estetico di quei luoghi, che pure hanno un grandissimo significato, ma premia anche lo stato di manutenzione, di attenzione, di quella fascia costiera che credo sia molto importante mettere al centro di un discorso più ampio di rilancio delle potenzialità del Cilento propriamente detto, ma anche credo di tutta l'area poi del Parco Nazionale del Cento, parlo di Viano e Alburni. Credo che il fatto che in questi giorni si sia concentrata l'attenzione, io ho letto, ho visto decine e decine di articoli dedicati alla spiaggia di Camerota, debba essere utilizzata anche in questo senso, per rilanciare le ipotesi di trasformare il Cilento in un grande laboratorio di sperimentazione della green economy. Quindi, Presidente, abbiamo semplicemente esaltato una perla da uno scrigno pieno di bellezze naturali e di tante altre peculiarità. È esattamente questo. Lei ha sottolineato nella maniera giusta il significato di questa iniziativa, perché questa spiaggia è una bella tra le belle a livello nazionale, ma è la bellissima tra tante spiagge altrettanto belle del Cilento e azzarderei anche della provincia di Salerno. E questo riconoscimento va proprio nella direzione che Legambiente auspica, di costruire intorno alla bellezza dei percorsi di identità in senso pieno, non escludente, ma anzi una un'identità ospitale, e dei percorsi di valorizzazione. Credo che questo riconoscimento sia anche una sorta di attestato a sottolineare la bellezza delle aree marine protette di tutta la costa del Cilento, e io auspico che sia una sorta di premio quasi in anticipo per le attività che l'amministrazione sta ponendo in campo nel settore ambientale, e che credo siano quelle giuste per valorizzare non solo il comune di Camerota, ma l'intera area.